È un periodo davvero strano perché stanno arrivando delle cose molto particolari. In questo caso parliamo di un oggetto che mi ha mandato Ben Good, come prova da testare e vediamo di cosa si tratta. Lo so perché è aperto e quindi sto vedendo già, la sua scatola. Diciamo che è un oggetto che potrebbe servirmi in questi giorni perché devo fare alcuni tipi di lavoretti a casa di un amico e potrebbe davvero servirmi. Vediamo di cosa sto parlando. Ma parliamo di un trapano brushless. Allora, per chi mi conosce davvero bene sa che a me piacciono tutti questi lavori fatti con trapani, sega disco, seghe circolari, levigatori e tutto quello che è in pratica strumenti di lavoro per fare, per riparare, per aggiustare cose a casa. Probabilmente a Ben Good è arrivata questa notizia e quindi ha pensato bene di inviarmi come prova questo trapano. È un trapano brushless, sono già andato a vedere la sua descrizione, dotato in questa confezione di due batterie. È uno di quelli chiamata a percussione con impulsi, quindi praticamente non ha lo standard come accidenti, che piccolo, lo standard di utilizzo come è classico i trapani, quindi hanno loro l'albero motore con il motorino che va a far girare un albero motore che poi fa girare il mandrino con tutto quello che è in pratica le punte da trapano che vengono applicate. In realtà ci hanno abituato soprattutto gli ultimi modelli, per esempio, pensiamo agli ultimi Bosch, agli ultimi Makita, ma anche soprattutto agli ultimi trapani di ultima generazione, anche per esempio di questo tipo, che utilizzano questo tipo di tecnologia per aumentare notevolmente quello che è, ammazza se pesa, per aumentare la sua potenza in fase di utilizzo. Pensate che un trapano normale ha un tot di rotazione, intanto guardate che bellino. Molto bello, eh? Anche davvero pesante. Un tot di rotazione per far funzionare in modo corretto il suo mandrino e quindi per andare a lavorare sulla foratura, sull'avvitamento, sullo svitamento e su tutte quelle opere in pratica che si possono fare con un trapano di questo tipo. E invece quelli a impulsi. In pratica è come se ci fosse un martelletto che va a battere su un ingranaggio e fa ruotare l'albero motore, ma si parla di 10-15 mila battiti al secondo, al minuto, pardon, che vengono effettuati. Questa marca, la Top Shack, l'avevo già vista, è diciamo una marca che sui siti, chiamiamoli cinesi, si vedono molto. È dotato, come vi dicevo, da due batterie da 21 volt, attenzione, non 12, non 16, non 18, ma 21 volt, quindi dovrebbe essere sulla carta almeno potentissimo. In questo momento sta già lavorando, la batteria è già carica, perfetto. Quindi penso che me lo porterò già dietro in questo momento. Mi porto per sicurezza anche l'altro trapano. Onde evitare di fare un viaggio per nulla, perché poi magari scopro che non funziona in modo corretto, ma facciamo anche un piccolo video mentre siamo là. Così vediamo anche come funziona effettivamente lui e come se la gioca sulla parte di foratura. Ok, piccolo salto temporale, ora andremo ad utilizzare il trapano con la sua bella punta per forare questo muro. Vediamo cosa succede. Ho innanzitutto settato sul trapano la percussione martello e adesso vado ad aumentare un pochettino quella che è la nostra potenza, anche perché non so questo muro quanto può essere pesante da bucare, quindi vediamo. Ok, buchi fatti. Non ha fatto per nulla fatica a forare questo muro, fatto di mattone pieno, perché ho visto come entrava. In pratica ha forato senza nessun problema. Ora vedremo anche con gli altri. Ok, mi sono cambiato e sto ritornando in questo momento a casa. Ho fatto tutto, ho montato il televisore con la staffa a muro, ben fissata, ben salda. Il trapano, devo dire che
è una meraviglia, davvero, lavora davvero bene. Sembra non abbia una potenza necessaria, in quanto magari fa poco rumore, gira non in maniera velocissima e non ha un grosso, diciamo, battito per quello che può essere la percussione della parte di foratura col martello. Ma ragazzi, ma bucato la parete con mattoni pieni, non erano forati, ho verificato, erano mattoni pieni in pochissimo tempo. E tra l'altro una particolarità che ho notato, che nonostante ha forato in maniera eccessa il muro, non ha lasciato molto sporco, come avete visto anche nel video. Non riesco a capire cosa possa essere successo e del come mai, perché effettivamente senza né, diciamo, senza nemmeno aspirare la polvere del mattone, certo ha sporcato, ma non così tanto come pensavo. Anche la parte poi di diciamo di avvitatura dei bulloni, delle viti dalla staffa al televisore, che non ho potuto riprendere perché essendo da solo non riuscivo ad appoggiare il telefono per poter riprendere mentre stavo lavorando. Ho preferito dare priorità al lavoro perché volevo che venisse fatto bene, perché ci tenevo che il lavoro veniva fatto a regola d'arte. Quindi non sono riuscito a farlo, però devo dire che anche la parte di avvitatura e di diciamo e di avvitatura dei bulloni non ho avuto assolutamente nessun problema ed è andato perfettamente, senza nessun tipo di problema. Vi consiglio questo trapano, io mi spiace forse che dovrò anche rimandarlo indietro e restituirlo, perché vi ripeto, era dato per fare un test, ma devo dire che funziona davvero bene. Proverò a contattare Banggood se eventualmente sia possibile, pagando, tenere questo trapano, perché sono rimasto soddisfatto. È un po' pesante, è vero, lo ammetto, ma lavora davvero davvero bene e la batteria dura anche parecchio. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di cliccare qui sotto la campanella, di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace per non perdere d'ora in poi tutti i video che arriveranno sul canale. Grazie a tutti e ci vediamo presto.